è uno degli organizzatori del comitato scientifico, è un linguista, un sociologo della comunicazione, un critico letterario, uno scrittore, insegna linguistica italiana e sociologia dei processi culturali a Cagliari, è garante per l'italianistica nella Repubblica Slovacca e per l'editore Zanichelli dirige l'Osservatorio della Lingua Italiana. Collabora inoltre con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, è responsabile dell'area periodici della Società Dante Alighieri. Una cosa mi ha interessato molto nella sua biografia, il fatto che è il direttore artistico di un'associazione che si chiama La Parola che non muore, che organizza un festival a Siena, l'ultimo si è appena concluso dal 4 al 7 aprile, e questo festival si chiama Parole in cammino ed è una manifestazione che collabora anche con altre associazioni culturali, tra cui la nostra Festa di Scienza e Filosofia. Ecco, questa a me sembra una cosa particolarmente interessante. Moltissime sono le sue pubblicazioni, non ve le sto elencare. No, lasciamo da. Assolutamente. Bene. Una cosa, per chiarirvi quale sarà l'argomento di oggi, i linguaggi non sono soltanto quelli verbali, ma sono anche linguaggi dei segni, il linguaggio dei gesti, degli sguardi, tutte cose che i grandi maestri del passato conoscevano benissimo e utilizzavano in modo appropriato, ma che a volte, data la distanza temporale e il fatto che ne abbiamo perso purtroppo i codici di lettura, non tutti possiamo interpretare. Uno di questi era Leonardo da Vinci, quest'anno sono 500 anni dalla sua morte, e quindi questa sera il professor Arcangeli ci parlerà proprio di alcuni particolari, di alcune opere nelle quali o un gesto o uno sguardo sono ancora tutti da interpretare. Prego. Grazie, mi sentite? Allora, io spero di passarvi almeno un pizzico della passione che mi ha animato in questi ultimi mesi, perché ho scritto un piccolo saggio su Leonardo. Essendo un dantista, pensavo di cimentarmi con un personaggio più o meno dello stesso livello, e ho scoperto un Leonardo infinito. Ovviamente uno poteva aspettarselo, ma non a questo livello. Mi sono talmente appassionato che forse dedicherò a Leonardo un libro intero. E io vi darò alcuni aspetti di questa straordinaria personalità, con tutte le sue imperfezioni, imprecisioni, contraddizioni, e spero davvero di passarvi proprio un pizzico di quella passione che mi ha animato studiando alcuni dei momenti, degli aspetti, dei quadri, delle espressioni verbali di Leonardo. Allora, si può partire da un quadro famoso, quindi conosciamo tutti, conosciamo più o meno tutti la tesi di Dan Brown, per la quale il personaggio alla destra di Cristo, l'Apostolo Giovanni, potrebbe essere identificato con Maria Maddalena. E ipotesi contestata, ripresa, riaccantonata, di nuovo riportata in auge. Qualche fondamento questa ipotesi ce l'ha, perché in uno studio che ci è arrivato scopriamo che questo personaggio ha mani inequivocabilmente femminili. Quindi che ci sia una base femminile in questo personaggio non c'è dubbio. Ma l'altra cosa più interessante, qui è Leonardo che serve. Serve nel senso che finalmente abbiamo a disposizione da un po' di anni le letture integrali, le trascrizioni integrali di tutti i suoi manoscritti, più o meno. E quindi possiamo recuperare anche spesso dalla scrittura di Leonardo, dalla testimonianza di Leonardo, cose che, se abbiamo pazienza di leggere con attenzione, restituiscono un quadro incredibile. Leonardo, che non vi faccio la storia di questo quadro, non c'è tempo, ma sappiamo tutti, no, che Leonardo lo dipinse a Tempera Grassa a Milano, e infatti quasi subito dopo averlo dipinto dimostrò quel quadro già i primi segni di usura, perché la Tempera Grassa non era adatta per un affresco quale è stato. Ma la cosa più interessante, dicevo, se si fa riferimento alle testimonianze stesse dirette che ci provengono da Leonardo,
e osservare come Leonardo, in appunti più o meno immediati e quindi stesi di fresco e anche temporalmente vicini alla stesura del quadro, ci dica come il personaggio sia stato probabilmente ispirato a lui da una donna che dice bellissima, che aveva conosciuto in una zona di Milano, nei pressi dell'ospedale di Milano. E la chiama Giovannina questa donna, non sappiamo ovviamente chi sia, però sappiamo che Leonardo, seguendo una tecnica che nel 400 era abbastanza tradizionale, no? Altri grandi pittori proiettati verso il Rinascimento, da Raffaello e Michelangelo, non l'avrebbero più seguita, era la tecnica di osservare personaggi reali, tentare di ricavare da questi personaggi, spesso anche proditoriamente, perché in molti casi Leonardo si inseriva, lo dice più volte in tanti suoi luoghi, dei suoi taccuini, in contesti nei quali voleva ritrarre un contadino, un pescatore, un personaggio del popolo, per poterne ricavare gesti, modi, abiti, tutto quello che poteva essere utile a lui. E portava, anche questo secondo lui e secondo tanti biografi, con sé un taccuino nel quale annotava subito dopo quello che aveva visto e lo mandava a memoria, ovviamente, dopo averlo riletto più volte. Ecco, interessante che in alcuni di questi appunti si scopra proprio gran parte di questa tecnica, diciamo, di ripresa in presa diretta di tanti tanti personaggi dei suoi quadri, perché pur non corrispondendo alcuni dei gesti di questi appunti ai gesti che vediamo riprodotti qua, troviamo più o meno rappresentati alcuni esponenti della Milano bene del tempo, personaggi di spicco che ispirarono Leonardo ora per l'uno ora per l'altro tratto. Un aspetto interessante riguarda proprio la figura di Giuda. Sembra che Giuda gli sia stato ispirato proprio dal priore del monastero presso il quale aveva realizzato l'affresco, e la figura stessa di Cristo è altrettanto interessante, perché sembra, se stiamo sempre alle sue parole, che Leonardo abbia addirittura tratto ispirazione da due diversi personaggi, uno per le sue fattezze generali, uno solo per le mani. Gli piacquero le mani di un parmense, e quelle mani sembra lo abbiano ispirato per il ritratto di Cristo. Oh, ci sono molti segreti, lo sappiamo, quante volte abbiamo osservato, perché ci è stato detto che ci sono degli elementi che non tornano sia nella scrittura sia nella rappresentazione visiva di Leonardo. E qui un elemento che non torna chiarissimo, che è stato osservato più volte, è il fatto che se voi provate a far star seduti tutti i personaggi che sono qui in questo affresco, non ci stanno. Dice, ma sì, ma li potremmo mettere dall'altra parte, ma non ci stanno ugualmente, no? Cioè, nel senso che comunque il quadro è stato pensato perché tutti siano ammassati dalla stessa parte. Ed è un tratto, diciamo, che pochi hanno provato a chiarire, e quando l'hanno fatto in modo non convincente. Sta di fatto che di fronte a questo quadro noi rimaniamo spiazzati. Ma sono soltanto alcuni esempi. L'avete mai visto? Questo è un famoso schizzo. Leonardo amava moltissimo, lo sappiamo, riprodurre corpi appesi, impiccati o cadaveri che potessero restituirgli qualcosa di quell'anatomia esterna che lo affascinava. Ma in molti casi Leonardo ebbe anche storie più importanti da seguire, quindi non semplicemente cadaveri che poteva aver visto in un qualunque obitorio e di cui poteva riprodurre le frattezze. Questo è lo schizzo di Bernardo Baroncelli, un mercante che aveva congiurato con i pazzi, 1478, Lorenzo de' Medici riuscì a salvarsi pur essendo stato ferito alla gola, Giuliano morì, il mercante in questione fuggì da Firenze, riuscì a raggiungere Costantinopoli, fu però estradato, quindi fu riportato a Firenze e fu giustiziato. Leonardo sperò di essere lui il rappresentante ufficiale della signoria per la fissazione su immagini del personaggio appeso. In realtà non fu così, però comunque lui fu lì, lì davanti al momento dell'esecuzione, ritrasse il personaggio, non riuscì a leggere, ma sopra ci sono alcuni tratti descrittivi degli aspetti del personaggio che si legano al berretto di tanè che porta, al farsetto, il colore, le calze, eccetera. Quindi lui annota con freddezza chirurgica, anatomica, tutti i tratti del personaggio appeso, impiccato
da Lorenzo De Medici. E su questo personaggio torneremo alla fine, perché c'è un tratto interessante che qui non si nota, non, o meglio, non ve lo faccio notare a meno che non lo conosciate, ma vediamo poi alla fine di cosa si tratta. Ci sono moltissime testimonianze che ci riferiscono di Leonardo un quadro incredibile. Questo è Freud, che osservò che Leonardo continuava a giocare ancora in età adulta. Leonardo giocò per tutta la sua vita, ci ha lasciato moltissimi rebus, vedremo alcuni esempi di questi rebus, ci ha lasciato scritture inverse, sappiamo che scriveva generalmente da sinistra a destra. Uno studioso ha sollevato moltissime ipotesi su queste modalità scrittorie di Leonardo, talvolta effettivamente varie e articolate. Comunque sta di fatto che lui, vedremo anche un esempio di quelle profezie che affondano nel quotidiano di cui fu autore, lui giocò per tutta la vita, personaggio straordinario anche per questo, e che proprio perché gioca tutta la vita talvolta ci mette ancora una volta in difficoltà. Questa è un'annotazione banalissima, Codice Atlantico, Francesco d'Antonio di Serpiero dovremmo leggere, no? Serpiero era il bisnonno di Leonardo, infatti Francesco, figlio di Antonio, figlio di Serpiero, e Francesco era lo zio, l'amatissimo zio che alla sua morte gli lasciò tutto quello che aveva. Ma Piero è anche il padre, Piero è anche il nome del notaio, suo padre. Leonardo fu figlio illegittimo e comunque Piero fu il padre. E se noi ci divertiamo a giocare ogni volta con Leonardo il gioco che lui di volta in volta ci costringe a fare, noi siamo tentati, visto il rapporto con un padre anaffettivo, che non lo ha mai accettato, al nonno interessava Leonardo, perché nel momento in cui il nonno si rese conto che il figlio poteva non avere eredi, capì che Leonardo poteva essere, no, lui a portare avanti il nome della famiglia per quanto figlio legittimo. Quindi il nonno, diciamo, lo tollerava, lo prese con sé quando era piccolissimo, 3 anni, lo sottrasse alla madre e lo portò in casa sua. Ma il padre, che pure si risposò più volte, poi alla fine i figli li ebbe, non ebbe mai nessun moto d'affetto, per non quel che ne sappiamo noi, nei confronti di quel figlio illegittimo che non poté nemmeno portare la professione notarile, perché gli statuti dell'epoca non consentivano a un figlio legittimo di poter svolgere le professioni del padre o di un familiare. Ecco, noi siamo tentati, ecco, di leggere sotto questo strano, no? Perché è strano quel che scrive Leonardo, perché Ser Piero, quando quel puntino potrebbe essere sostituito facilmente da una I. Che abbreviazione è? È assurda, no? Perché l'abbreviazione, se è tale, serve a me per risparmiare i caratteri. Cosa risparmio con quel punto? Niente. Perché il punto sostituisce una I. E allora si potrebbe tentare di leggere quel di Ser Piero come un dispero. Come un dispero. Dispero. E allora leggere in quel nome di Piero, non il nome del nonno, ma il nome del padre, perché lui ebbe una relazione sempre disperata con il padre, freddo quanto poteva essere freddo ogni volta anche nei confronti della madre, annota freddamente la morte della madre come se stesse facendo la lista della spesa, contando addirittura le spese sostenute per il funerale, fa la stessa cosa per il padre, però soffre di avere una famiglia probabilmente anaffettiva in tutti e due i casi, per ragioni diverse. E quindi in molti casi si segnala, sia pure in modo subliminale, questa sua sofferenza. E questo potrebbe essere un esempio, ripeto, l'indizio ce l'abbiamo, no? Questo I assolutamente implausibile per chi abbia voluto pensare a un'abbreviazione. Ecco, vedete, questa è l'annotazione in cui lui freddamente, senza nessuna considerazione, tantomeno affettiva, registra la morte del padre. E fa lo stesso in questo codice. Anche qui, vedete? Lasciò 10 figlioli maschi e 2 femmine, punto. Non c'è nessun riferimento alla figura paterna che possa essere meritevole di essere considerata tale, se c'è un rapporto intimo. Ecco, qualcuno ha messo in luce, questo è uno dei biografi più famosi, Giorgio Vasari, anche la capacità che aveva Leonardo di conversare. Sono tanti i biografi, i commentatori che mettono in luce questa straordinaria capacità che aveva Leonardo di conversare. Eppure non era colto, imparò il latino più o meno a 30 anni. Ci sono alcuni codici che riportano elenchi di parole ed espressioni latine
perché lui stava in quel momento studiando le declinazioni o studiando i verbi, quindi come faremmo tutti noi, no? Al momento in cui dobbiamo annotare qualcosa e mandarla a memoria, la scriviamo e la ripassiamo. Quindi lui soffrì del fatto di aver appreso il latino troppo tardi, conosceva pochissimo di greco, eppure aveva una straordinaria capacità comunicativa. Qualcuno lo ha collocato a mezzo tra uno scrivente e uno scrittore, un po' come Mantegna, che era figlio di un falegname. Cioè non fu uno scrittore vero Leonardo, ma non fu nemmeno uno scrivente, no? Fu una figura complessa di semiscrittore, possiamo chiamarlo così, che aspirava a una conoscenza profonda anche in un campo, quello delle lettere, che pure lo affascinava. La sua biblioteca in tre elenchi diversi ce l'abbiamo, no? Sappiamo quel che poteva aver letto e posseduto. Aveva una padronanza notevole della lingua materna, ma il latino tutto sommato non lo rendeva un letterato. Poi ci torniamo. E questo, no, è un altro aspetto di quella comunicazione non verbale di cui si parlava prima. Aveva una grande capacità di esprimersi anche con i gesti. Era un uomo peraltro virilissimo, di prestantissimo fisico. Qualcuno annota che era in grado di piegare una campanella di metallo da muro, no, con la sola forza delle mani. Quindi uomo bellissimo, prestantissimo, e che convinceva le persone con cui aveva a che fare anche con la forza, oltre che dell'ingegno, della comunicazione non verbale. Sapeva articolare bene parole e azioni. E altri ovviamente aggiungono elementi aggiuntivi a questa figura così complessa. Suonava la lira, era la lira d'abbraccio. Si racconta anche, lo racconta sempre un biografo, che a un certo punto abbia inventato uno strumento simile al liuto, che assomigliava al teschio di un cavallo, e che con quello strumento riuscì addirittura ad affascinare Gian Galeazzo, che era amante della lira, e che fu ulteriormente affascinato questo personaggio, che era in grado di suonare i due strumenti in un modo incredibile. E infatti il commentatore aggiunge che Leonardo ebbe in quella circostanza ragione dei suoi avversari, perché si svolse una gara a corte e lui si impose sugli altri. E qui questa famosissima affermazione di sé: so bene che per non essere io letterato, che alcuno prosuntuoso li parà ragionalmente potermi biasimare con l'allegare io essere uomo senza lettere. O non sanno questi che le mie cose sono più da essere tratte dall'esperienza che dal tue parola. Vedete, ammette, no? Ammette di essere un uomo senza lettere, ma abbiamo detto non lo è fino in fondo. È un uomo semiletterato, perché lettere in questo caso vanno intese come sinonimo di conoscenza del latino. Le lettere sono il latino. Quindi lui si dichiara, diciamo, ignaro, semignaro di latino. Non conosce bene il latino e soffre, soprattutto a contatto con una cultura romanistica che non gli risparmia nulla in termini di questa mancata conoscenza. Però poi aggiunge che sull'esperienza non è secondo a nessuno. Quelli che li rimproverano di non conoscere le lettere, ovviamente spesso fondandosi solo su una tradizione tramandata di libro in libro, di secolo in secolo, senza che possa essere stata mai verificata, non sanno che l'esperienza che lui può vantare è ben altra, perché lui con quel mondo ci sapeva fare e come. E qui altri aspetti che lo rendono una figura unica, controcorrente, sempre, nel modo di portare i capelli, nel modo di vestire, un pitocco rosato. Immaginiamoci Firenze, se qualcuno ha studiato la moda 4-500esca fiorentina o toscana, e anche quella milanese per altri aspetti, portava un pitocco rosato corto sino al ginocchio, che allora usavano i vestiti lunghi. Quanti ne abbiamo visti nella pittura 4-500esca? Lui portava un pitocco rosa, corto, mentre i giovani bene di Firenze portavano vesti lunghe, riccamente ricamate, spesso, no, con tanti accessori, e lui più volte mise in rilievo con un pizzico di sarcasmo questa moda che non gli piaceva, e difendeva invece una sua moda, che ovviamente lo rendeva evidentemente diverso dagli altri. E sulla sua diversità potremmo dire tantissime cose, anche sulla sua diversità sessuale, ma sulla sua diversità potremmo dire qualcosa a tutto tondo, perché tutta la sua esperienza, tutta la sua vita è fondata sulla differenza, e su questo credo che nessuno possa obiettare niente. In qualunque contesto, in qualunque immagine noi possiamo calarlo, in qualunque luogo lo troviamo rappresentato, la parola che
traccia in modo indelebile tutta la sua esistenza è la differenza voluta o percepita, anche solo percepita, in molti casi voluta, in altri casi appena percepita. Per quell'essere imperfetto che è stato, lo sappiamo che non ha concluso un'opera, un'opera scritta nella sua vita, non è riuscito a chiudere nulla, nemmeno il trattato di pittura su cui ha lavorato per anni. Non ha chiuso nessuna opera che possa essere considerata oggi definitiva. Spesso veniva inseguito dai creditori e dai committenti perché non completava nemmeno le opere che gli venivano commissionate, quelle pittoriche. Quindi fu un personaggio alla continua ricerca di se stesso, ma anche per un motivo, perché veniva distratto continuamente dall'emozione che provava nel momento in cui toccava nuove cose. E questo lo restituiscono benissimo i taccuini. Aprite un taccuino qualunque e in molti casi anche estremamente raffinato, almeno in apparenza, quindi un codice, ecco, non un taccuino, e trovate in una sola pagina una serie di cose incredibili che spesso non stanno insieme, no? Disegna un corpo, a un certo punto smette di disegnare e si mette a giocare con un rebus. Un famoso esempio, questo ve lo faccio subito, che mi ha fatto a riflettere per tanto tempo. Stavo scrivendo un libro sulla chiocciola informatica, l'ho raccontato anche l'anno scorso qui questo aneddoto. Mi mancava l'ultimo tassello, Leonardo, perché un mio amico storico della scienza mi dice: guarda, secondo me la chiocciola informatica la trovi in Leonardo. Dico no, stavo per chiudere il libro, dico adesso tu mi costringi a vedere tutto quello che posso vedere di Leonardo, perché adesso io non chiudo il libro se non verifico se questa chiocciola c'è o non c'è. Ho passato 3 mesi di studio matto e disperatissimo alla maniera leopardiana, alla fine proprio come fosse un film, e mi arriva l'ultimo manoscritto digitalizzato da una biblioteca francese, lo sfoglio nella sua versione digitale e incappo in una pagina in cui c'erano alcuni disegni anatomici. A un certo punto sul lato destro c'era un rebus ed era una A maiuscola stilizzata, sembrava quasi in forma di silhouette femminile, una A maiuscola dentro una O. Non è la chiocciola informatica, perché non era minuscola, no? Poteva assomigliare alla massonica, alla anarchica. E siccome lui giocava con i rebus, amava moltissimo i rebus, io che sono esperto di rebus ho risolto immediatamente il rebus. Soluzione? Soluzione del rebus? Anello. Ecco, lui dipingeva, scriveva, studiava e poi improvvisamente si stancava, come tutti, no? Non sfogliava pagine altre, non andava a pagina successiva, no? Su quella stessa pagina in cui aveva studiato seriamente qualcosa annotava un rebus. Questo per far capire come Leonardo, anche nelle sue pratiche scrittoriche quotidiane, potesse essere in qualche modo particolare. E questo, no, è la famosa scuola d'Atene, no? Sappiamo, Raffaello, vedete, no? È Platone, però sotto Platone ci sono le fattezze di Leonardo. Come lo dipinge Raffaello? Con un abito certamente lungo, ma di un rosa acceso che riprende il pitocco rosa di cui parlavamo prima. E qui c'è un altro aspetto interessante che ci fa capire quanto Leonardo possa essere considerato attualissimo: la grande prepotenza visiva di qualunque cosa facesse. Tutto passava in lui attraverso una visione che era in molti casi anche stereoscopica, e lui stesso, confrontando i diversi sensi, spesso mette in rilievo questa straordinaria forza emotiva che gli proveniva dall'immaginazione visiva, no? Qui sta confrontando il suono, no? È evidente che è abbastanza scontato quello che osserva, però è vero, no? Mentre io posso osservare un quadro a lungo e io continuo ad osservarlo e quel quadro sta lì, eccetera, io ascolto una qualunque musica e quella musica, nel momento in cui cessa, fa cessare l'incanto, mentre io posso tornare a guardare quel quadro che lì più volte. Ecco, una considerazione banale che ci fa capire come, no, la sventurata musica non possa avere nessun vantaggio nel confrontarsi invece con l'arte visiva dei suoi quadri. E anche qui, no, banale, però lo riconferma Leonardo: non c'è nessuno che non volesse piuttosto perdere l'udito, l'odorato che l'occhio. Noi viviamo oggi drammaticamente, io vorrei dire, un eccesso di visione, che è lo stesso eccesso di visione che Leonardo riflesse in quel momento, in tanti altri momenti in cui lui ebbe anche
la capacità di fissare in modo estremamente preciso tutto ciò che rendeva forte in lui la prepotenza visiva, e tanto più oggi, ripeto, Leonardo è attuale, perché oggi noi viviamo di un eccesso di visione che però spesso va a scapito del suono. Lo dico più volte, lo ripeto in tantissime circostanze, oggi i nostri giovani parlano molto meno di quanto parlavamo noi o quelli della mia generazione quando avevo la loro età. È un dramma, perché io mi accorgo spesso di quanto sia drammatica questa loro condizione nel momento in cui io da insegnante universitario li interrogo e spesso non sono in grado i miei giovani di confrontarsi con me sul piano anche solo degli sguardi. Sanno, ma non reggono il rapporto con me sul piano psicologico, perché non sono più abituati a parlare. L'80% dei nostri esami, almeno nella mia università, si fa per iscritto. Quindi hai voglia di dire che dobbiamo far silenzio. Oggi dovremmo parlare tutti, non in quel modo becero, offensivo, volgare, che è finto, no? Che passa attraverso i social, attraverso queste occasioni, attraverso altre occasioni in cui la parola possa avere di nuovo la sua potenza che stiamo perdendo, perché tutti noi parliamo sempre meno, ce ne accorgiamo quando usiamo gli smartphone, in molti casi li usiamo per tantissime cose tranne che per telefonare. Ecco, lo sappiamo tutti quanto questo incida sulla nostra realtà quotidiana. Allora magari libri o film come questi forse sarebbero piaciuti a Leonardo, non un film sugli emoji. E questo è un altro aspetto della complessa personalità di Leonardo, di cui Leonardo si rendeva perfettamente conto, e la possiamo verificare ad apertura di pagina, ad apertura di taccuino. Spesso, se noi osserviamo in sequenza alcune delle cose che scrive su tanti taccuini, non riusciamo a capire cosa voglia dire, perché passa da una materia all'altra, perché il suo pensiero è asistematico, perché non riusciamo a convincerci che quello sia frutto di una esperienza di scrittura ragionata e articolata, se non architettonica, e lui stesso se ne rende conto e spesso lo dice al lettore, un po' come faceva Dante quando voleva mettere in guardia il lettore dalle cose che stava in quel momento leggendo nella sua commedia. Scusami, no? Non meravigliarti, non ridere di me il lettore se io salto da una materia all'altra. Questo fia un raccolto senza ordine, tratto di molte carte le quali ho qui copiate sperando poi di metterle per ordine agli occhi loro. Non è che le mette in ordine prima, le mette lì, le dà, perché le deve fissare su pagina. Ha bisogno, uno straordinario disperato bisogno di fissare le cose su pagina, perché assorbe come una spugna tutto quello che sta imparando. E in molti casi non riesce, infatti, no? Lo dicevo qualche minuto fa, non ha restituito a noi un'opera compiuta, completa, che possa essere un trattato di pittura, un qualunque altro trattato o saggio su un qualunque altro argomento. E questo è un altro aspetto che ci mette di fronte a quel che Leonardo potrebbe averci rappresentato di sé. Famoso il ritratto, no, di Leonardo attempato. Cosa ha di particolare questo ritratto? Lo sguardo, guardate cosa osserva. Non farai mai le teste dritte sopra le spalle, ma voltate in traverso, a destra o a sinistra, ancora che esse guardino in su o in giù o dritto, perché gli è necessario fare i loro moti che mostrino vivacità desta e non addormentata. La pittura contemporanea, no, raffigurava visi che guardavano diritto negli occhi del potenziale osservatore. Lui invece fa guardare se stesso di sbieco, e poi lo spiega però. Quindi c'è comunque sempre una fase di riflessione, per quanto asistematica, per quanto estemporanea, che accompagna la sua produzione artistica. No? E se non lo guardiamo, potrebbe essere anche effetto di un gioco di specchi questo sguardo. Qualcuno lo ha studiato, perché lui anche con lo specchio aveva un rapporto molto dinamico, pensiamo alla Gioconda. Ma al di là del gioco di specchi, rimane salda in noi l'impressione che questo sguardo sia assolutamente atipico per il periodo in cui Leonardo visse. Provatevi a vedere decine e decine di ritratti, autoritratti, e ve ne convincerete. E anche qui, no? Chi è? San Geronimo del deserto. Cosa ha di particolare? Basta confrontarlo anche con il San Geronimo del Pinturicchio. Ed emerge anche qui un San Geronimo particolare, senza la barba, quella ieratica barba che tutti i pittori precedenti e contemporanei di Leonardo attribuivano al personaggio. Lui la toglie. Toglie semplicemente la barba a San Geronimo, pur essendo San Geronimo rappresentato, ripeto, in decine e decine di dipinti,
sempre a 4.500 sistematicamente con la barba ieratica che noi gli riconosciamo. Beh, qui cosa c'è di straordinario? Dice, sì, lo sguardo, le mani. Provate a trovare esempi contemporanei o precedenti di Leonardo che possano aver rappresentato le mani in quel modo in un quadro come quello della Gioconda. Poi con tutte le variazioni sul tema che possiamo richiamare fino a questo. L'unico precedente importante è questo, ed è il Verrocchio. Questa è la famosa dama col mazzolino di Verrocchio. Leonardo sappiamo che è andato a scuola, a bottega del Verrocchio, dal Verrocchio ha imparato a perfezionare la pittura fiamminga, l'olio, lo sfumato. Sappiamo quanto Verrocchio abbia rappresentato per lui un maestro incredibile, dal quale ha assorbito tutto quello che poteva assorbire. Però questa è una scultura e se vogliamo ricavare altri tratti per collegare le mani della Gioconda ad altri esempi famosi, dobbiamo tornare ancora una volta a Leonardo. Dice, ma qui dove sono le mani? Le mani sono qui. Il dipinto a un certo punto è stato tagliato di una 20-25 centimetri alla base. Non ce l'abbiamo, ma abbiamo lo studio. Queste sono le mani di Ginevra Bench. Quindi lo studio ce le ha restituite. Noi non le vediamo, perché chissà per quale motivo ho provato a studiarla la cosa, non sono riuscito a cavarne un ragno dal buco, non so chi abbia operato il taglio, qualche ipotesi è stata fatta, ma nessuna convincente. Sta di fatto che noi questo quadro ce l'abbiamo tagliato per qualche misterioso motivo. Se poi volessimo recuperare altri aspetti subliminali che ogni volta ci costringono a mettere in gioco, la nostra capacità è di ricavare dallo sguardo puntato su un quadro di Leonardo elementi che mettono insieme tanti aspetti diversi, apparentemente complementari ma in realtà anche strutturati in modo gerarchico. Ripartiamo da questo. Cosa c'è alle spalle di Ginevra Benci? Quella massa scura cos'è secondo voi? Per chi lo sa, cioè, cos'è? È un albero di ginepro. È una massa scura, il personaggio è tetro, perché è infelice, nobildonna infelice, slavata, tanto più è slavata quanto più emerge la massa scura alle sue spalle, ma è un ginepro e lei si chiama Ginevra. Quindi la sensibilità nordesca anche nel gioco paronomastico, nel gioco ovviamente paraetimologico tra il nome del personaggio rappresentato e gli oggetti che possono essere presenti contemporaneamente nel quadro. Ginepra, ginepro, ginevra. E questo, il gioco funziona lo stesso. Gallerani, l'ermellino, guardate già la mano affusolata che riprende il muso affusolato dell'animale. Se poi però ci proviamo a pensare come si dicesse in greco l'ermellino, troviamo che, guarda caso, il nome dell'ermellino assomiglia al cognome della nobildonna rappresentata. Cioè, siamo di fronte a un mondo talmente complesso, talmente articolato, talmente profondo, che se io dico spesso per leggere Dante abbiamo bisogno di ricostruire una tessitura sotterranea, perché il testo dantesco è come se fosse un ipertesto, ci costringe ad andare sotto, qui non ci basta nemmeno andare sotto, dobbiamo spesso, oltre che andare sotto, ricostruire una serie di significati aggiuntivi che dobbiamo mettere insieme secondo il modo in cui lui li metteva insieme. Non è facile, però qualcosa riusciamo a fare. È ovvio che non può essere poi tutto casuale, no, quello che stiamo... E qui ovviamente abbiamo un altro esempio banalissimo, se volete, ma la conosciamo tutti, la sezione aurea, no? Prendiamo una qualunque carta di credito, prendiamo una qualunque tessera, prendiamo un qualunque documento rettangolare. In molti casi noi troviamo che il rapporto tra il lato maggiore e il lato inferiore restituisce quell'1,6 eccetera eccetera, che è la sezione aurea, su cui Leonardo in molti casi ha investito tantissimo della sua opera. Una sezione aurea che troviamo in natura, lo sappiamo, che è riprodotta in tanti quadri famosi. Ecco, questa è la sezione aurea applicata alla Gioconda, questa è la sezione aurea applicata alla cattedrale di Notre Dame. Quindi ci sono tanti esempi in natura, tanti esempi nell'architettura. Provate a valutare in questa chiave la Certosa di Pavia, provate a valutare i megaliti di Stonehenge, quello che volete. In moltissima architettura antica e moderna ci sono esempi di collocazione aurea, no, dei vari elementi che possono costituire poi l'insieme rappresentato. Anche in questo Leonardo ha investito molto, nel senso che in moltissimi casi, non solo nell'esempio che vi ho fatto della Gioconda, noi recuperiamo relazioni auree, oltre che nella Gioconda e nell'Uomo di Vitruvio in altri contesti.
E potrebbe applicarsi molto bene questa affermazione a Leonardo, perché Leonardo, come Dante, è stato un grande, un presunto inventore di parole. Di alcune parole che adesso vi farò vedere, io non ho la benché minima idea da dove derivano. E poi ci ho provato, ho studiato a fondo 6 mesi per cercare di trovare di alcune di queste parole una fonte. Non ci sono riuscito né con gli strumenti digitali, né con i miei strumenti, possedendo ormai quasi 40.000 libri, no? E alcuni avendoli già digitalizzati, non ho avuto la possibilità di recuperare una fonte di alcuni dei nomi che vi farò vedere. Probabilmente molti di questi nomi Leonardo li avrà presi da qualche fonte, alcuni li avrà però altrettanto probabilmente inventati. Però, mentre per Dante siamo un po' più fortunati, per Leonardo siamo ancora disperati, perché non sappiamo da dove abbia ricavato molti dei suoi neologismi. Spesso sono neologismi che si collegano a armi, circuntronito, circunfulgore, eccolo, no? Una bombarda mobile, 12 bocche di fuoco montate su un'imbarcazione che roteando distribuivano il fuoco ovunque, la chiama così. Architronito, una macchina di fine rame, invenzione di Archimede, gitta ballotte di ferro con grande strepito e furore. E qui c'è anche l'immagine. E poi, ecco ancora di nuovo il gioco, no? Disfa un elitalob, volatile, no? In molti casi per gioco, in molti casi perché le sue esigenze erano criptiche, un po' come fanno i giovani. I giovani giocano normalmente con la lingua per due ragioni. Una è ludica e l'altra è criptica, che l'abbiamo fatto anche noi, no? Giochiamo con la lingua perché pensiamo che la lingua adulta, noiosa, sempre uguale, debba essere rinnovata. Ma ci mascheriamo un po' perché abbiamo un nostro codice, quindi abbiamo avuto e abbiamo un nostro codice identitario. La stessa cosa fa lui quando si diverte gratuitamente su alcune di queste parole invertite. In molti casi però il gioco è un po' più raffinato, perché talvolta lui ha la necessità di nascondere, anche se in modo banale, perché una volta che hai capito il codice riesci facilmente a decifrarlo. Qui sta dicendo a se stesso, non c'è nessun interlocutore, trova Linni, il personaggio milanese che era allora governava Milano, emissario francese, con il quale doveva andare a Roma e poi trasferirsi a Napoli. Lo dice a se stesso per annotarselo. Non sarebbe poi andato né a Roma né a Napoli, sarebbe andato a Venezia e dopo qualche mese in estate si sarebbe trasferito a Firenze, dove avrebbe rivissuto una seconda vita. Allora si trovava a Milano. E qui, no, il gioco ovviamente è un gioco in cui non c'è una sola parola scritta al contrario, ma ce ne sono di più. E ovviamente poi conosciamo tutti, no, il fatto che Leonardo prediligeva la scrittura da sinistra a destra, anche qui per ragioni banali, ma non così forse banali, ma in parte banali. Se io scrivo da sinistra a destra, ecco, è ovvio, no, che se sono mancino come Leonardo è stato, evito anche di macchiarmi magari. Quindi c'è anche una ragione oggettiva che può aver abituato Leonardo a usare più la sinistra della destra, perché usava anche la destra, era ambidestro, era più sinistro che destro. Però spesso preferiva scrivere con la sinistra. E qui ci sono i giochi con le sue profezie apparentemente apocalittiche. Gli animali d'acqua moriranno nelle bollenti acque. Questo è un indovinello, suona come una profezia, fra le tante che sono presenti nel codice atlantico. La soluzione qual è? I pesci lessi. Ecco, vedete come in lui convergono l'alto e il basso. Costruisce anche universi di senso estremamente lontani dall'universo quotidiano, e poi costruisce su questa architettura feroce di aspettative che poi vengono di volta in volta disilluse la soluzione estemporanea, divertente, gradevole, che abbassa immediatamente l'alto tono della profezia. E qui c'è un esempio anche di rebus. Guardate, no? Guardate il pentagramma, vedete l'amo, no? Quindi L, c'è cioè un amo, l'amore, sul pentagramma, come spesso si faceva al tempo, costruisce le sue sillabe. Quindi se studiate, per chi conosceva ovviamente la musica, sapeva che quelle sillabe corrispondevano alle note che vedete indicate, quindi alla fine l'amore mi fa sollazzare. L'amore mi fa sollazzare. Oh,
incognita non da poco l'amore per Leonardo, su cui è stato detto di tutto, che fosse impotente, che non fosse mai andato a letto con nessuna donna, che senz'altro era un omosessuale poi chissà quanto represso. Uno studioso di Leonardo, morto di recente, ha sostenuto che Leonardo almeno una relazione con una donna l'ha avuta, e questa donna si sarebbe chiamata Cremona e sarebbe stata una prostituta. Lui ha costruito un piccolo saggio su questa vicenda. Sa di fatto che l'amore è una grande incognita quando noi parliamo di Leonardo, perché da un certo punto c'è l'idea che la lussuria debba essere fuggita. Fuggi lussuria e attenti alla dieta. Cosa c'entra la dieta? Lui sta traducendo l'inizio di un poemetto in latino per la miglior dieta alimentare possibile. Sono tre i precetti di quel testo latino. Lui ne aggiunge un quarto, non c'è questo nell'originale, lo mette lui. Quindi lui, per lui, attenersi alla dieta, quindi usare, no, abbracciare il miglior codice alimentare possibile, vuol dire tenersi lontano dalla lussuria. Chi non raffrena la voluttà con le bestie s'accompagni. Altra affermazione in contrasto con l'idea che Leonardo possa aver preteso da se stesso chissà quale immagine che possa accompagnarlo, no, a una immagine di scandalo, no, se parliamo anche di qualcosa che vi accennerò fra un po'. E poi sappiamo altre cose di Leonardo, che innanzitutto a un certo punto sposò il vegetarianesimo. E amava moltissimo gli animali, soprattutto i cavalli, a un certo punto prova orrore per la carne, smette di mangiare carne. E proprio costruisce negli anni un piccolo trattato disseminato sull'essere vegetariano. Anche questo è un altro aspetto importantissimo, interessantissimo di Leonardo. Nel 400, no? Dichiararsi vegetariani nel 400, senz'altro poteva essere un'espressione abbastanza anomala. E poi ecco cosa ci restituisce. Per un certo verso dice, ma questo è leonardesco? No, questa è una copia di un allievo di Leonardo della famosa Gioconda nuda. Non c'è arrivata la Gioconda nuda di Leonardo, non sappiamo, no? Se l'ha portata a compimento, se l'ha restituita solo in alcuni studi. Sta di fatto che molti, diversi suoi allievi, ci hanno restituito queste figure androgine, vedete, è un po' androgina questa figura, di Gioconde nude, che fanno il pari con altre figure. Questa è stata scoperta nel 1991. Questo è un personaggio estremamente, se volete, anche inquietante. Notate ovviamente anche qui l'aspetto androgeno, notate anche il membro, c'è il membro in erezione. Quindi c'è una figura androgena, maschile e femminile insieme. Sembra che la persona che lo abbia ispirato sia stato il suo più amato allievo, lo aveva preso con sé che l'allievo aveva 10 anni, lo avrebbe poi l'allievo accompagnato quasi per tutta la sua vita fino agli ultimi anni francesi. Questo allievo aveva il soprannome di Salai, Saladino, ed era il nome di un personaggio del Morgante di Pulci, di Luigi Pulci, e sembra che a ispirare questo personaggio estremamente inquietante come questo, San Giovanni Battista. Ritorna tra l'altro il dito in su del ritratto di Platone nella scuola di Tiziano e Raffaello, perché in Leonardo spesso il dito è in questa posizione, quasi a saldare insieme un'altra contraddizione, il cielo e l'inferno. Perché qui abbiamo di fronte l'inferno dell'androginia, dello scandalo, no? di un Battista che non sta in piedi se lo confrontiamo con gli altri personaggi che abbiamo visto raffigurati più volte, e il cielo dovrebbe essere indicato da quel dito che punta verso l'alto e che comunque è anche un dito fallico, se volete. Quindi c'è insieme il cielo e la terra. Anche questo, se pensate, no? Un pochino alle tante spiegazioni che sono state assegnate a questo quadro, suona un po' inquietante, perché l'angelo dell'annunciazione non ha nulla di angelico, sembra puntare la Madonna, no, in un modo provocatorio, quasi sembra stia seducendola, e lei è procace, non è certamente casta come in tante altre immagini, no? Sembra
apparire in un modo che certamente non è consono a una figura di santità. Quindi sono tanti gli aspetti che possono mettere insieme la personalità dell'onore tedesco. E questo è uno degli aspetti più, certo, dirompenti, ma banali per lui, perché lui da quel fine notomista, da quel fine indagatore del corpo, soprattutto maschile ma anche femminile, qual è stato, non ha nessuna remora, nessun timore a descrivere anche in modo puntuale, preciso, ferocemente anatomico tutto quel che vede accadere nel corpo umano, addirittura un'erezione, no? Quindi lui osserva qualunque aspetto di quel corpo umano senza risparmiare al lettore, in molti casi, nessun particolare. L'uomo muore spesse volte col membro genitale il quale è diritto, massime quelli che si soffocano come appiccati e simili. Abbiamo notato che gli impiccati, quando soffocano, mostrano il membro in erezione. Riguardate l'immagine di Baroncelli, provate a guardare tra le vesti. Se osservate bene, tra quelle vesti qualcosa emerge di quel membro in erezione che per lui, ripeto, anche se c'è ed è stato osservato un pizzico di compiacimento di troppo, un piacere voyeuristico che senz'altro possiamo ammettere, lui fa sempre tutto questo però con la ferocia, freddezza, determinazione di un notomista, di un anatomista che deve, prima ancora che capire, mostrare a se stesso quello che sta vedendo. Quindi, così come non si risparmia nelle descrizioni, non risparmia nessun tratto anche nelle sue raffigurazioni pittoriche. E ripeto, non so se qui si vede, provate a vederlo, perché comunque è uno schizzo che potete trovare facilmente in rete, e noterete che c'è questa percezione di un membro in erezione sotto le vesti, all'imboccatura delle vesti. E concludo con questa immagine scherzosa, ma che è in linea, no? con quello che ho detto. Questa è una lista leonardesca di oggetti della membritudine, alcuni diretti, alcuni indiretti. Le cazzuole sono le cazzuole, quelle forse del muratore. Non c'è nessuna relazione etimologica tra una cazzuola e il nome in cui volgarmente definiamo il membro maschile, però lui gioca con la lingua, perché l'assonanza e alla fine, no, pinchellone, che è un modo scherzoso per indicare il membro maschile, conclude degnamente questo quadro. Un quadro nel quale, vedete, c'è un po' tutto Leonardo. C'è Leonardo che studia, Leonardo che passa da un significato all'altro, Leonardo che si diverte, Leonardo che però, al di là di quel che vuole talvolta fare apparire di sé, cerca ogni volta di restituire qualcosa che serva a lui, che serva a lui. Tutto quel che fa lo fa per lui. È vero che ci sono le invocazioni al lettore, è vero che talvolta lui, come abbiamo visto nell'esempio che abbiamo fatto prima, si rivolge direttamente al lettore, ma tutto quel che fa lo fa in molti casi soprattutto per lui, perché da quei ritratti che lui compie, da quelle scritture che lui esegue, da quegli elenchi che lui fornisce, ricava moltissimo da quel parziale illetterato che è stato, ma ne avessimo di illetterati come lui nella nostra storia recente e trascorsa. Se c'è qualche domanda. Abbiamo avuto ancora la conferma della straordinaria modernità di questo personaggio. Quindi questo potrebbe essere uno spunto dal quale partire. Certo. Su qualcuno che rompa il ghiaccio, mi sono lasciato 2 minuti per consentirvi di fare domande, perché per me è un piacere, quindi per me è un piacere interloquire, altrimenti io faccio una conferenza, me ne vado e io non so cosa dice, però a me interessa, ma anche un dubbio, un commento, una considerazione, una riflessione, perché a me servono soprattutto le vostre riflessioni, è il motivo per il quale noi siamo qui, io credo profondamente in questo, quindi superate la timidezza o la riservatezza e fatemi una domanda. Dai. Si parla sempre di Leonardo come l'eterno contemporaneo, so che diceva anche un secondo quando si parla di Leonardo come. Puoi venire qui, così sentiamo tutti anche.
Ecco. Sì, la domanda, cioè la domanda, la considerazione era questa, ovvero questa, diciamo così, continuità che spesso viene trovata in Leonardo. Io in verità trovo, se puntiamo l'attenzione per esempio sulla sua incompiutezza, è una incompiutezza contraddittoria con i tempi attuali. Certo. Ovvero è probabile che nella maggior parte dei casi un incompiuto come Leonardo da Vinci ad oggi sarebbe un fallito. Sì. Un fallito. Certo. Non si può sposare con, ecco perché non trovo che sia in linea con i tempi, anzi sia rivoluzionaria addirittura con i tempi, e non in linea con i tempi la figura di Leonardo. È impossibile pensare che in questa forma di cultura dove la competizione vince, dove la formazione vince, dove quella contestazione che gli veniva fatta rispetto alle lettere latine che a lui erano mancanti era vincente allora, lo è maggiormente adesso, anche nel caso in cui la non cultura ha la stessa struttura della cultura, quindi è esclusiva e schematica sempre di più. Una figura alternativa di incompiuto che segue anche semplicemente l'arbitrio, se non la libertà, senza scomodare la libertà, la trovo rivoluzionaria più che altro, e la trovo senz'altro non seguita. Ovviamente sono d'accordo, e aggiungo anche un altro tassello, no, al ragionamento che hai fatto, perché se c'è un altro motivo che rende Leonardo profondamente inattuale, attuale per tutta una serie di motivi che è indubbio, no? Anche attuale, sì, anche, sì, certo, anche per quel che può avere anticipato, è evidente, no? Nella sua incompiutezza, perché molte delle invenzioni che lui ha promesso di fare non le ha mai fatte, molte delle macchine che voleva realizzare non le ha realizzate, quindi lui è stato in molti casi traditore di se stesso, ma in tantissimi casi, ed è evidente che oggi non potrebbe reggere una figura come lui. Oggi secondo me non regge soprattutto una figura come lui per una cosa anche più importante. Leonardo fosse stato l'ultimo, devo dire, proprio o quasi l'ultimo, che ha incarnato dopo Dante la capacità dell'uomo medievale in parte e anche in parte umanistico, rinascimentale, di contenere in sé tutto il sapere. Perché dalla fine del Cinquecento in poi noi avremmo assistito progressivamente a una disperata dicotomia tra i saperi umanistici e i saperi scientifici. Il colpo di grazia a questa dicotomia gliel'avrebbe dato la nostra Accademia. Perché alla fine dell'Ottocento l'Accademia italiana, europea, avrebbe sancito l'indissolubilità di un legame delle relative discipline con se stesse e allo stesso tempo la separazione disperata e disperante delle discipline umanistiche da quelle scientifiche. Ecco, forse in questo Leonardo è estremamente inattuale, perché oggi noi non solo viviamo di compiutezze, ma viviamo di specialismi o iperspecialismi. E questi specialismi non bastano non solo a noi stessi, ma non bastano a nessuno, perché non conducono in molti casi da nessuna parte. Non solo quindi abbiamo separato le scienze esatte da quelle cosiddette umane, ma anche all'interno delle relative discipline, sempre più noi ci specializziamo, iperspecializziamo, pensando di poter contenere in una manciata di pagine un intero sapere, quando va bene, o di poter lavorare ad un singolo aspetto di una realtà più complessa tutta la vita, senza guardare quello che c'è intorno a noi. Ecco, questi sono i due aspetti su cui noi forse, ripeto, in modo davvero disperato, dovremmo guardare a Leonardo, o a Dante, o a chiunque abbia provato, e oggi noi spesso dobbiamo farlo questo, abbia provato a mettere in relazione cose apparentemente distanti. Cioè, mentre stanno cadendo tutte le barriere possibili tra mondi separati rispetto a una ventina di anni fa, l'unica realtà che non si è accorta di tutto questo è l'Accademia, alla quale io appartengo, purtroppo, che continua ancora a lavorare per compartimenti stagni, salvo casi eccezionali, ci sono, che continua a lavorare per arroccamenti in torri d'avorio che non ci sono più, ma si pretende che ci siano ancora, mentre dovremmo dialogare gli uni con gli altri. Io ho fatto due libri con Leonardo Boncinelli, ecco. Io sono un umanista e ho fatto due libri con Leonardo Boncinelli e stiamo facendo un terzo. Quando ci siamo avvicinati insieme a Dante, io e Edoardo Boncinelli, io ho scoperto un altro Dante, perché l'avevo visto per tanti anni con gli occhi del letterato. E lui mi faceva osservare cose che io da letterato non mi ero mai chiesto. Dico, ma lo sai che hai ragione, Edoardo? E lui da scienziato magari notava per la prima volta cose che io da retore, linguista, letterato conoscevo.
Quindi come due bambini, guardate, un miracolo, eh? Ci scrivevamo alle 3 di notte noi. Senti, Dado, hai visto che... Cioè, io come un pazzo mi sono innamorato di Dante per la seconda volta, dopo averlo studiato per tanti anni, grazie ad Edoardo Boncinelli. E abbiamo fatto questo libretto su Dante, che per me è stata un'esperienza straordinaria. Ma mi ci voleva uno scienziato. È uno scienziato come lui, no? È ovvio. Però uno scienziato. E quindi da quel momento in poi, forse ho capito davvero che tutti noi oggi abbiamo un bisogno incredibile di tornare a parlarci se apparteniamo a mondi diversi, che così diversi non sono, perché mentre il mondo reale le barriere le sta facendo cadere una per una, tra i generi letterari, tra i generi televisivi, i muri risorgono, no? Ce ne sono altri che risorgono, però risorgono proprio perché ne sono stati abbattuti tanti. Noi ancora oggi ci pensiamo arroccati in realtà che non stanno in piedi, noi accademici. E allora lì dovremmo effettivamente essere noi i primi, no? A sfondare quei muri che restano. Se non lo facciamo abbiamo perso. E anche nello studio proprio umano. Certo. In tutti, secondo me, in tutti i saperi, tra virgolette, accademici, no? Quei saperi che hanno guidato per tanti secoli il mondo e che oggi non sono più in grado di farlo. Perché soffriamo, d'accordo, ma perché non reagiamo in una direzione diversa. Dovremmo farlo tutti. E lo stesso vale per chi insegna a scuola, perché io vado in scuole straordinarie dove vedo delle cose che veramente mi fanno talvolta rabbrividire dalla bellezza. E io quindi capisco quanti insegnanti vivono in trincea e fanno quel lavoro contro tutto e contro tutti, perché invece spesso le dirigenze, la politica vogliono altro, vogliono fare di noi delle teste d'uovo senza la testa. Cioè ci vogliono privare di quella capacità che possiamo avere ancora di creare, di ideare, di progettare, che abbiamo avuto per secoli. Oggi sembra che tutto questo sia diventato subalterno o superfluo, perché ci dovrebbe costringere a fare tutti i nostri studenti dei soldatini che in nome di un pensiero omologato e unico debbano seguire quello che noi didatticamente gli impartiamo, a scapito della creatività, dell'inventiva. Questo dovremmo forse... vederlo noi in questa prospettiva, perché possiamo avere la capacità di reagire e dobbiamo farlo, se no abbiamo perso. Questo Leonardo era molto più moderno. Certo. Perché era fondatore dei collegamenti. Ma certo. Con l'Accademia, con il dottore Spezia. Ma certo. Non a caso è andato dopo l'illuminismo. Certo, cioè, e qui e torna l'attualità di Leonardo. Ha potuto recuperare le informazioni che ha visto. Certo. Ha anticipato tantissime di quelle strade, sia pure nella sua imperfezione, ma tantissime di quelle intuizioni che ha avuto. Potremmo anche pensare all'imperfezione, qua stato Freud era tutto fatto che o giocava o non se ne curava proprio portare a termine. Sì, qualunque possa essere stata la sua motivazione profonda, certo. Questo lo rende ancora una volta attuale. Sì. Va bene. Grazie.